Amici di Manfrogonia TV, benvenuti a questo sedicesimo appuntamento con il Punto, il rotocalco sportivo a 360 gradi che conduco io in solitaria, Antonio Castriotta. Ovviamente parleremo di calcio, calcio a 11, poi calcio a 5, basket ed infine volley. Iniziando come al solito dal calcio a 11, ieri si è celebrata la 20ª giornata del campionato regionale di promozione Girone A e diamo quindi subito lettura dei risultati che hanno caratterizzato la 20ª giornata. Borgo Rosso Molfetta, Rinascita Rutiglianese 1-1, Football Club Capurso, Sporting Apicena 2-3, Castellaneta Calcio 1962, Real City 2-2, Noicattaro Calcio, Norba Conversano 2-1, United Slay, Ars et Labor Grottaglie 6-1, Vigor Bitritto Canosa 2-1, Ginosa, Donuva Calcio 1971, 2-0. Manfrotonia Calcio 1932, Nuova Spinazzola 5-0. Per una classifica che vede al primo posto lo United Slay a quota 53 punti, poi vi è il Manfrotonia Calcio 1932, quota 51, Vigor Bitritto 45, Real City 37, Ginosa 34, Castellaneta Calcio 1962, 32. Borgo Rosso Molfetta 29, Nuova Spinazzola 27, a pari punti a 23 Canosa e Noicattaro Calcio ed Ars et Labor Grottaglie, Rinascita Rutiglianese 21, Norba Conversano 20, Donuva Calcio 1971 19, Sporting Apicena 12, Football Club Capurso 0 punti, fanalino di coda. Ecco, ieri il Manfrotonia Calcio ha incontrato allo stadio Miramare alle ore 17 la Nuova Spinazzola, l'ha battuto per 5 reti a 0. Prima partita in panchina per mister Pino Lopolito, dopo l'allontanamento, l'esonero di mister Luigi Agnelli, che ha guidato questa squadra per oltre 18 mesi, conseguendo importanti risultati. L'anno scorso abbiamo vinto i playoff, siamo arrivati secondi dallo Slay soltanto ad un punto, abbiamo vinto i playoff con il Canosa e siamo approdati con il ripescaggio nel campionato regionale di promozione. Quest'anno siamo partiti fortissimi, un Manfrotonia Calcio che ha totalizzato nella stagione 2019 ben 2,69 punti di media a partita e poi dopo lo Slay ci sono state alcune vicissitudini, quali chiaramente le partenze dei due attaccanti, Albrizio e Matteo Santoro. La squadra probabilmente ha perso qualcosa nonostante l'arrivo di Terrone. Siamo incappati in un pareggio purtroppo sfortunato sul campo del Borgo Rosso Molfetta, poi c'è stata la sconfitta di Bitritto e infine il pareggio per 2-2 contro il Canosa che hanno probabilmente determinato l'allontanamento e quindi l'esonero di mister Luigi Agnelli. Dicevo, si è insediato sulla panchina mister Pino Lopolito, da giovedì ha diretto il suo primo allenamento, poi vi è stata praticamente la seduta del venerdì e la rifinitura del sabato. Un 3-5-2, quello schierato da Pino Lopolito per il Manfrotonia Calcio 1932, in realtà non si comprendeva che modulo tattico avesse schierato, anche perché i movimenti, se anche in campo è scesa una formazione con 3-5-2, non sono stati in realtà i movimenti di un 3-5-2. Sembrava un 4-4-2 o un 4-4-1-1, anche perché la Boragine è stato schierato per la prima volta quasi a ridosso dell'unica punta in campo di ruolo, il nostro Nando Terrone, che peraltro è andato anche in gol. Un primo tempo opaco da parte del Manfrotonia Calcio 1932, nonostante la segnatura di una rete sul colpo di testa da parte del nostro Sementino, e dopo è venuto fuori il nuovo Spinazzola che ci ha reso la vita difficile, tra virgolette, ci ha impensieriti con alcuni tiri in porta, hanno anche usufruito di un calcio di rigore che fortunatamente è stato sbagliato dal loro numero 10, tirato fuori, e poi nella seconda fase di gioco soltanto il Manfrotonia Calcio 1932 con ben 4 reti, due segnate da Grumo subentrato nella ripresa, una da Terrone e infine ha segnato anche di Noia. Buonissima la prestazione di Matteo Eletto, ieri è stato devastante sulla propria corsia, ha recuperato anche tanti palloni a centrocampo, gli è mancata la ciliegina sulla torta, ossia il gol, ma poi lo sentiremo. Intanto guardiamoci gli highlights, diciamo, montati,
con la regia di Andrea Colaianni ed il commento di Dino Latorre. Prima gara per il neo allenatore del Manfredine Calcio Lopolito, che al Miramare ha battuto 5-0 il nuovo Spinazzola. Un Manfredonia due volte nel primo tempo abbastanza contratto, con qualche problema al centrocampo. Nella ripresa un Manfredonia più sciolto, più determinato e soprattutto cosciente della propria forza, che ha permesso poi di giocare con scioltezza e portare a casa un ottimo risultato. Ma veniamo alla cronaca. Nel primo tempo, primo acuto dei biancocelesti all'11esimo con Basta che serve di noia. Il numero 10 del Manfredonia a pochi passi dal portiere ospite sbaglia il controllo e sfuma l'occasione. 13esimo minuto, brutto fallo di Celefato sulla Borragine, ammonito il calciatore del nuovo Spinazzola. 16esimo minuto, angolo per il Manfredonia e la Borragine che piazza una palla sul primo palo, dove Sementino di testa anticipa tutti e sorprende anche il portiere ospite, la Greca, portando in vantaggio il Manfredonia. Un minuto dopo, alla ripresa del gioco, errore difensivo della retroguardia biancoceleste. L'azione sfuma anche per una tempestiva uscita del portiere Morgillo. 21esimo, Eletto entra in area liberandosi di due avversari, ma non riesce a trovare l'occasione per battere a rete. 28esimo, nuovo Spinazzola in avanti con Di Stefano, tiro e para Morgillo. 30esimo, Manfredonia in avanti, di noi ha l'occasione per entrare in area, ma la difesa ospite non si fa sorprendere. 34esimo, rigore per gli ospiti per un fallo di Basta che nell'occasione viene anche ammonito. Sulla palla Quattromini che dagli 11 metri tira fuori alla destra di Morgillo. 37esimo, punizione per i Sipontini, palla a centro area dove Terrone di testa centra in pieno la traversa. 43esimo, ancora una discesa solitaria di Eletto che entra in area palla a piede, ma al momento del tiro non riesce a piazzare la palla. Nel capovolgimento di fronte Basta con un suo errore a favorire il tiro di Di Stefano, Morgillo si supera e para. Ad inizio ripresa il Manfredonia entra in campo con una marcia in più, infatti al secondo minuto è Eletto che per ben due volte batte a rete, ma la difesa ospite riesce a sventare il pericolo. 16esimo, raddoppio per il Manfredonia, perfetto assist di Grumo che mette palla in aria dove Terrone con un perfetto diagonale regala il doppio vantaggio ai Sipontini. 24esimo, gol siglato da Grumo con un perfetto diagonale che decreta il momentaneo 3-0. 26esimo è Zocco per il nuovo Spinazzola ad impensierire la retroguardia biancoceleste, ma Morgillo non si fa sorprendere. Al 33esimo è ancora Zocco a partire dalla tre quarti ad entrare in area da solo, ma non riesce a superare Morgillo, quest'oggi davvero in gran forma. 35esimo, Grumo si mette in proprio, supera tre avversari, entra in area e sigla il 4-0 per il Manfredonia e la sua personale doppietta. 46esimo è di noi a siglare il 5-0 di testa dopo un'uscita non impeccabile del portiere La Greca. E dopo 4 minuti di recupero l'arbitro, il signor Antonio Pio Loriola di Foggia, decreta la fine della gara. 5-0 per il Manfredonia Calcio 1932, che con la vittoria di oggi si porta 51 punti in classifica. L'attuale capolista, lo United Sly, ha battuto per 6-1 la RS Labor Grottaglie ed è in vetta alla classifica del campionato di promozione pugliese Girone A con 53 punti. Domenica prossima i Sipontini saranno ospiti dei Real City, mentre lo United Sly andrà a far visita al Donuva Calcio 1971.
immagini eloquenti di quella che è stata ieri la partita allo stadio Miramare, una vittoria meritata ampiamente dal Manfredonia Calcio 1932, prima volta di Pino Lopolito sulla panchina del Manfredonia, una panchina che tutti vorrebbero occupare per il blasone della nostra squadra. Sentiamoci l'intervista che ci è stata rilasciata da mister Lopolito al termine della gara. Allora, mister Lopolito, è appena terminata Manfredonia contro Nuova Spinazzola con il risultato di 5-0, un risultato ineccepibile, meritato dal Manfredonia Calcio, anche se al primo tempo ci ha impensierito un po' lo Spinazzola, fortunatamente non hanno segnato quel calcio di rigore, poi nella ripresa è venuto fuori un Manfredonia devastante. Sì, hai analizzato benissimo la partita, fa piacere di questo risultato così pieno, però non deve nascondere un pochettino quello che è stato il primo tempo, dove ci sono state diverse cose che non sono andate, e su questo dobbiamo lavorare. Chiaramente una vittoria che ci dà quello che cercavamo oggi, era una risposta per tutto l'ambiente arrivata, ce la teniamo stretta, però c'è da fare, c'è da lavorare sulle cose che non vanno, e da martedì possiamo iniziare. Ecco mister, gli addetti ai lavori si aspettavano un 3-5-2, invece lei ha schierato una difesa a 4, che modulo ha applicato oggi? 4-4-1-1? Cioè abbiamo visto la voragine dietro all'unica punta Terrone, diciamo, poi c'era con caratteristiche offensive anche Eletto, insomma, Perez. Sì, il modulo base oggi era un 3-5-2, indipendentemente dagli spostamenti che abbiamo fatto, però l'idea è stata quella. Con i tre centrali dietro, De Filippo, Basta e Sementino, con gli under sugli esterni e poi a completare la voragine seconda punta dietro Terrone. Chiaramente qualche difficoltà l'abbiamo avuto al primo tempo. Non solo tecnica, visto anche il momento, la tensione, non era semplice, però ci eravamo detti che era importantissimo portare a casa oggi una vittoria che ti dà modo di lavorare un pochettino con più serenità, però allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che c'è da fare tanto sotto diversi punti di vista. Non a caso già da domenica prossima abbiamo una gara difficilissima, lo so, perché è un gruppo, una squadra che sta facendo molto bene, una squadra che è partita per traguardi importanti, quindi ci aspetterà una domenica veramente molto molto dura, però da parte nostra abbiamo una settimana a nostra disposizione per poterlo fare. Anche se devo rimarcare che lo Spinazzola di oggi, devo dire, ha fatto la sua onesta gara, una squadra che veniva, se non sbaglio, da diverse giornate che non perdeva, una squadra che ha fatto 7 gol domenica scorsa, insomma, per ora va bene così. Ecco, mister Grumolo ha tenuto fuori nella prima fase di gioco, entra al secondo tempo, una doppietta oggi, la prossima settimana entrerà sempre al secondo tempo, lo schiererà al primo tempo? No, Grumo, allora io sto qua da ho fatto solo 2 sedute, Grumo è mancato una seduta, quindi lo conoscevo poco. Abbiamo provato quelle poche cose che abbiamo provato, lui non c'era, chiaramente lo conosco per averlo visto in passato, un ragazzo molto molto interessante, un ragazzo dove noi punteremo fortemente. Per fortuna nostra lo teniamo, adesso ci lavoriamo bene sopra, nella tattica, nella tecnica, e poi vediamo un pochettino di sfruttarlo nel miglior modo possibile, in attesa di altre defezioni, qualche squalifica di troppo, qualche infortunato importante, Trotta, che è fondamentale per questa squadra, insomma può essere solo un continuo crescere secondo me, però bisogna attraverso il lavoro cercare il tutto. Grazie mister. Grazie a te e a noi tutti. Grazie. Abbiamo ascoltato mister Pino Lopolito, emozionato ovviamente per la sua prima sulla panchina del Manfredonia, una panchina che ovviamente tutti vorrebbero occupare alla luce del blasone del Manfredonia Calcio 1932. Meglio non poteva iniziare, ha schierato in campo un 3-5-2, ripeto, anche se i movimenti della squadra erano ancora ancorati al 4-3-3 di mister Luigi Agnelli, nonostante siano stati inseriti nuovi calciatori, tra cui in primis
il nostro Matteo Eletto, che ha disputato una gara ottima ieri, è mancato la ciliegina sulla torta, gli è mancato il gol a questo trequartista, diciamo, questa mezza punta. Ha recuperato tanti palloni, è stato molto propositivo, devastante sulla sua corsia, addirittura dribblava gli avversari come fossero birilli. Probabilmente questo attaccante, chiamiamolo attaccante o trequartista, deve disciplinarsi un po' di più anche quando vi è l'opportunità di scaricare dopo aver dribblato diversi chiaramente avversari. Ma sentiamo l'intervista che mi è stata rilasciata proprio da uno dei protagonisti di questa partita, Matteo Eletto. Matteo Eletto, al termine dell'incontro tra Manfredonia Calcio 1932 e Spinazzola, 5-0, una prestazione brillante quella tua in questa partita. Ti è mancato soltanto il gol, ma hai provato tantissimo a segnare, due volte ribattuta del portiere, sei stato devastante sulla tua fascia. Sì, no, è stata una partita comunque importante, e l'unico obiettivo era quello di vincere, perché venivamo comunque da un periodo non brillante, diciamo, i tifosi si aspettavano una vittoria. La cosa più importante è che sia arrivata. Poi la prestazione personale viene dopo, prima c'è il gruppo, diciamo. Ecco Matteo, un attestato di stima da parte del mister, te l'aspettavi che ti avrebbe inserito dal primo minuto di gioco? Ah, non lo so, è una domanda un po' particolare. Io comunque cerco sempre di farmi trovare pronto, di allenarmi al massimo, poi ovviamente accetto qualsiasi scelta che il mister fa, diciamo. Hai giocato a tutto campo, hai giocato a destra, a sinistra, al centro, hai recuperato palloni a centrocampo, devastanti praticamente quando partivi in velocità, in progressione, saltavi tanti avversari, qualcuno probabilmente si innervosiva perché voleva che tu praticamente scaricassi il pallone, insomma. Vabbè, diciamo, mi piace molto giocare con la palla nei piedi, però a volte anche i compagni mi dicono che se voglio fare il salto di qualità devo comunque scaricare più la palla. E mi hanno detto di capire che quando posso dribblare uno, due, tre avversari lo faccio tranquillamente, però quando devo, diciamo, capire quando è il momento di dribblare e quando è il momento di scaricare la palla. Ecco Matteo, domenica prossima ci aspetta un avversario più ostico dello Spinazzola, ci aspetta il Real City in trasferta, una gara che purtroppo il Manfredonia in Coppa Puglia ha già perso contro il Real City, abbiamo trovato un avversario duro da affrontare, che tipo di partita ti aspetti? Allora, io non ho mai visto, diciamo, giocare Real City, però te ne hanno parlato i compagni? Sì, no, sarà sicuramente una partita comunque difficile come ogni partita, perché comunque il campionato è duro e ogni partita va giocata al massimo, si deve cercare di dare il massimo perché comunque nessuno ti regala niente. Anche oggi fortuna è stata che hanno sbagliato il rigore loro, perché sarebbe stato un bel colpo mentale. Poi siamo stati bravi noi comunque a trovare forze mentali per stravolgere la partita, diciamo, e ci è andata bene. Matteo, ci prometti un gol per domenica prossima? Io anche oggi ho cercato di fare il massimo, però non so, devo essere sincero, quando ho calciato volevo calciare meglio, poi purtroppo la foga da gol, la foga da gol. Esatto, esattamente. Però spero prima per la squadra i tre punti, poi se il gol viene meglio ancora, diciamo. Grazie Matteo, in bocca al lupo. Matteo Eletto, l'abbiamo sentito, un calciatore dal sicuro talento, beh, è ineccepibile, lo avete visto in campo, è stato davvero devastante, è un calciatore che certamente ha qualità, doti tecniche superiori rispetto alla categoria regionale della promozione, è un giocatore su cui si può impostare il futuro del Manfredonia Calcio partendo proprio da questo calciatore. Sono state evidenti le sue doti e le sue qualità tecniche ieri mostrate dinanzi a un Miramare che ovviamente lo ha applaudito. Ma uno dei protagonisti di questa partita è stato anche Francesco Gumo, subentrato alla ripresa. Mister Lopolito non lo ha messo in campo dal primo minuto di gioco, ha giocato con un'unica punta che è Nando Terrone, che come al solito è andato a segno per la terza gara consecutiva. Chapeau a questo bomber, a questo grande attaccante che non ci fa rimpiangere assolutamente la partenza dell'altro attaccante Albrizio, che ha comunque dato anche lui un valido contributo al Manfredonia Calcio 1932. C'erano molte titubanze
sulle capacità di questo attaccante, invece in tre gare è andato a segno. Dicevo, è subentrato nella ripresa Francesco Grumo, che ha letteralmente cambiato il volto all'attacco del Manfredonia Calcio 1932, segnando ben due reti, una delle quali le ha propiziata proprio Nando Terrone. Sentiamo l'intervista che mi è stata rilasciata da Francesco Grumo. Allora, Francesco Grumo, bomber di razza, due gol oggi, però non figuri come titolare nella prima frazione di gioco. Noi ci aspettavamo tutti quanti di vederti in campo anche alla luce della defezione di Pasquale Trott. Ma il mister è deciso così, ieri ho avuto un problema di famiglia a casa e sono dovuto restare a casa, quindi come è giusto che sia, il mister ha dato l'opportunità a chi rappresenta l'allenamento. Al di là dell'opportunità che il mister mi ha dato titolare, credo e spero di aver pienamente la fiducia nelle prossime giornate. Esattamente sì, il mister questa cosa l'ha precisata nell'intervista che mi è stata rilasciata, non ti aveva visto in rifiniture, insomma, è per questo. Benissimo, e detto questo, uno Spinazzola diciamo molto propositivo nella prima fazione di gioco, diciamo hanno sbagliato anche un calcio di rigore, ma nella seconda fazione di gioco, anche con il tuo ingresso, si può dire che questo Manfredonia sia stato devastante, diciamo un 5-0 meritatissimo, poi due belle perle di Francesco Grum. Beh, sapevamo di dover dimostrare e riprendere quello che comunque avevamo lasciato nelle scorse giornate. Come ben sapete abbiamo perso 4 punti, 6 nelle ultime 3, se proprio vogliamo dirlo. Quindi dovevamo per forza riprendere a vincere e dimostrare quello che sappiamo fare. Ecco Francesco, è sabato, anzi domenica, ci aspetta una partita importantissima contro il Real City in trasferta, è un crocevia della stagione per il Manfredonia Calcio, una delle partite più difficili. Ecco, ci hanno sconfitti in Coppa Puglia, ritieni che con questo nuovo mister, con un nuovo modulo di gioco, il Manfredonia possa battere il Real City? Ma sappiamo che non sarà facile, come non lo è stato oggi, fino al primo tempo, come ben dicevi, hanno pure sbagliato un calcio di rigore. La prepareremo nei migliori dei modi e andremo lì a fare la nostra partita, perché dobbiamo continuare, diciamo, a vincere e non abbiamo paura di nessuno. Grazie. Grazie a voi. Benissimo, abbiamo ascoltato anche Francesco Grumo, è certamente un calciatore da cui Manfredonia non può assolutamente prescindere. Beh, ci saranno anche evidentemente problemi di sovrabbondanza quando tornerà in formazione il nostro bomber Pasquale Trotta. Sul 3-5-2 vedremo poi cosa succederà e come intenderà eventualmente schierare in campo la squadra mister Pino Lopolito, se troveranno utilizzazione tutti e tre gli attaccanti, quindi Terrone, Trotta e lo stesso Grumo, o se disegnerà a Grumo un ruolo diverso rispetto a quello di esterno d'attacco, così come avveniva nel 4-3-3 di mister Luigi Agnelli. Ma il Manfredonia deve preoccuparsi, archiviata la pratica con lo Spinazzola, deve preoccuparsi della partita che disputerà domenica in trasferta contro il Real City. Al Cianci di Cerignola alle ore 15 dovrebbe giocarsi questa partita, una partita difficile, forse tra le più difficili sino al termine del campionato, anche perché il Real City ci ha già battuti in Coppa Puglia e ha determinato la eliminazione del Manfredonia Calcio dalla competizione regionale. Detto questo, certamente adesso mister Pino Lopolito avrà una settimana di tempo per preparare al meglio questa partita, conoscerà meglio i calciatori a sua disposizione e certamente metterà in campo la migliore formazione per battere il Real City e continuare a vincere, io dico, tutte le partite, speriamo, sino al termine del campionato, per arrivare eventualmente, ove mai lo Sly lo dovesse vincere tutte, ma non è detto, arrivare allo scontro diretto con lo Sly e giocarsela eventualmente anche cercando di vincere in quel di Bari. Sarebbe il massimo arrivare a punti pari a quello scontro e quindi se il Manfredonia dovesse battere lo Sly avremmo la possibilità di vincere addirittura a Bari il campionato con i dovuti scongiuri, ovviamente noi lo speriamo. Adesso è il momento, come al solito, di parlare del settore giovanile. Ovviamente parto dalla Juniores, che ha osservato un turno di riposo, è sempre prima in classifica la Juniores del Manfredonia Calcio 1932. Per quanto riguarda gli allievi, parlo ovviamente degli allievi provinciali, hanno vinto 2-1 in trasferta contro l'Erdonia, ed è una squadra che milita nelle posizioni alte della classifica ovviamente. L'Accademia ha vinto anche in trasferta per 7-0 contro lo Stornarella, e poi vi sono i giovanissimi regionali
La squadra di mister Franco Grasso ha battuto, ovviamente, il Mafedonia Calcio 1932, il Real San Giovanni domenica mattina alle ore 9.30, il Real San Giovanni per 2-0 ed è a 29 punti in classifica. Ugualmente ha vinto in trasferta l'Accademia battendo il Cosmano Sport per 0-3 ed è a 25 punti in classifica. Chapeau ai ragazzi del settore giovanile che stanno ben figurando nei loro rispettivi campionati. Passiamo a parlare della Serie D, ovviamente ci interessiamo delle squadre di capitanata ed in particolar modo del Foggia Calcio e dell'Audace Cerignola. È incappata in una sconfitta il Foggia Calcio, brutta sconfitta in un derby contro il Gravina, ha perso 2-0 con la doppietta di Ficara e purtroppo questo Foggia si allontana dalla vetta della classifica, ben 5 le lunghezze dal Bitonto, oramai a quota 47 punti in classifica, mentre il Foggia è a quota 42, ma vi è da evidenziare che al ritorno dalla trasferta di Gravina vi è stata una contestazione da parte di un numeroso gruppo di tifosi che hanno contestato non soltanto la squadra, ma addirittura anche il suo allenatore Nini Corda, chiedendone le dimissioni o quantomeno l'esonero da parte del presidente Felleca. Vedremo che cosa succederà ovviamente nei prossimi giorni. Mentre l'Audace Cerignola vince e convince battendo per 4-1 il Brindisi, anche questo un derby pugliese, con la doppietta di Sansone, Longo e Rodriguez vanno a segno. Un Cerignola che ha giocato buona parte della seconda ripresa di gioco in 10, ma ciò nonostante è un'armata, è una squadra tecnicamente con dei valori ineccepibili, con dei calciatori con grandi qualità tecniche, quindi è riuscito meritatamente a battere il Brindisi e quindi si è portata a quota 38 punti in classifica, a 9 punti dal Bitonto. È un Cerignola che chiaramente deve cercare di vincere tutte le partite, difficilmente riuscirà a vincere il campionato, ma deve piazzarsi tra i playoff e poi disputare i playoff e cercare di vincerli per ottenere eventualmente un ripescaggio. Sperando che quest'anno non ci siano gli stessi problemi dell'anno scorso, quindi i problemi ovviamente relativi al terreno di gioco, che non hanno consentito al Cerignola di essere ripescato nel campionato professionistico di C1. È arrivato il momento del calcio a 5, di parlare della SIM Mafedonia Calcio a 5, squadra che ovviamente tutti sapete milita nel campionato nazionale di Serie A2, girone C. La SIM purtroppo dopo 8 risultati utili consecutivi è incappata in una sconfitta sul campo del Rutigliano per 3-2, una partita ovviamente bellissima, una partita coriacea, specie nella prima frazione di gioco, poi nella seconda frazione di gioco purtroppo abbiamo subito veramente 3 gol nel giro di pochi minuti, è sceso in campo con un piglio diverso. Il Rutigliano ci ha rifilato 3, siamo riusciti ad accorciare le distanze con Ganzetti, ma anche con l'inserimento del quinto di movimento non siamo riusciti ad ottenere il pareggio. Evidentemente ci ha creduto di più il Rutigliano, è difficile giocare su quel tipo di terreno di gioco in cemento, però bisogna fare comunque i complimenti alla SIM per gli 8 risultati utili consecutivi. Ci stava di poter perdere sul campo dell'Utigliano, che aveva fermato anche fuori casa il Real Rogit per 5-5. Vediamoci gli highlights a Cuglia di Puglia 5. Il Rutigliano è chiamato a vincere per rispondere alle altre big. Il Manfredonia cerca il nono risultato utile di fila per archivare quanto prima il capitolo salvezza. A noi non resta che metterci comodi e goderci lo spettacolo. Amici di Puglia 5, benvenuti al tensor statico di Rutigliano da Davide Menolascina. La 16ª di A2 si chiude con questo derby pugliese tutto da gustare. Primo possesso anche per la Virtus con Luca Leggero. Palla alzata a cercare Cristobà che la gira. C'è subito il primo intervento di Mirko Lupinella. Cristobà, la palla scorre nelle parti di Crocco che ce l'ha sul sinistro, manda fuori di poco Consolè in profondità a cercare Cristobà che taglia le spalle della difesa, calcia con la punta fuori di pochissimo, butta Buzzi verso Crocco, l'appoggia Martinez che col sinistro manda di poco al lato Crocco, serie deviazioni, chiedono un fallo di mano i giocatori del Rutigliano, non vengono accontentati. Gaku dall'altra parte, gran risposta di Micoli. Velasco
Crocco anticipa leggero, Crocco prova la conclusione e sblocca la partita al settimo minuto. Manfredonia avanti con la rete De Agustin Crocco. Non passa su Velasco, può partire ancora Rutiliano in superiorità. Calcio a posto, palo incredibile dopo il tocco di Lupinella. Cristobal prova direttamente a calciare la palla, resta lì e Lupinella da terra nega l'1-1 a Carrieri. Prova a saltare Riondino, sfonda Cristobal, mette dentro e Carrieri manda al lato da ottima posizione. Cristobal che lotta con Crocco, che ha la meglio, può puntare alla porta, poi scarica per Martinez che tira fuori. Palla in profondità intercettata da Gaku, lo stesso Velasco trova bene tra le linee Pozzo. Adesso anticipa Ganzetti, Cristobal, palla vagante, la domestica, salta l'avversario, Cristobal, Cristobal trova il varco per fare 1-1 della Virtus Rutigliano. Ancora una volta la mette dentro Cristobal Gracia. Cristobal scarica centralmente verso Pozzo che perde l'attimo, la palla diventa buona per Velasco, palo. Rinvio per Lupinella, viene incontro a ricevere Martinez che scarica verso Crocco, palla letta da Velasco che può puntare alla porta. Velasco, numero, mette dentro e arriva la rete di Pozzo che da due passi non può sbagliare e fare 2-1, primo vantaggio di giornata del Rutigliano. Vediamo quale sarà la reazione del Manfredonia, costretto per la prima volta in questa partita ad inseguire. Recupera palla il Rutigliano, leggero, pensa al tiro, va col mancino! Ma che gol ha fatto leggero! 3-1, 1-2, micidiale della Virtus. Arriva Martinez che gliela porta via, può distendersi Martinez, di puro istinto la respinta di Micoli. Alla meglio però Aguilera, può partire il Manfredonia sulla sinistra, Ganzetti cerca spazio per il tiro, fa un grandissimo gol Andrea Ganzetti, accorcia le distanze e 3-2 a Rutigliano. Sporca la palla Martinez, 3-2, Gaku centralmente tira, la manda fuori, Martinez si fa incontro, sbaglia tutto, butta Buzzi, Velasco adesso può prendere la mira e prende la base del palo. Gaku per Crocco, Lupinella rientra a protezione della sua porta, perde palla Martinez, leggero per Velasco. Cristobal, leggero, torna da Cristobal, numero di Cristobal che salta l'avversario, Cristobal mette a sedere Lupinella, manda però fuori Velasco la battuta, Rutigliano deve mandare il pallone più lontano che può. Ci pensa leggero che perde la palla, arriva Martinez, ci mette una pezza Micoli, palla calciata in alto e finisce qui. Vince 3-2 il Rutigliano contro un ottimo Manfredonia. Abbiamo visto gli highlights, beh, un coriaceo, una coriacea sim Manfredonia calcio a 5 nella prima fazione di gioco, meritavamo certamente di più, però adesso bisogna chiaramente porgere l'attenzione verso la partita che sabato la sim Manfredonia calcio a 5 dovrà disputare contro il Cataforio. Ecco, partita che all'andata si è conclusa con la sconfitta della sim per 2-1. La SIM affronta un avversario diretto e quindi bisogna assolutamente vincere per superarli in classifica. Passiamo adesso a parlare invece del basket, ancora uno scivolone, una sconfitta per la SSD Angel Basket in casa nel derby contro la Sunshine Vieste, si è conclusa per 81-70 in favore del Sunshine Vieste, quindi nonostante l'arrivo in squadra di un ala 2,01 metri, Dario Guadagnola è il rinforzo che è arrivato in settimana, purtroppo il basket segna ancora una sconfitta e speriamo che possa quantomeno con l'arrivo di questo nuovo rinforzo cambiare marcia, rulino di marcia, perché la situazione si fa davvero delicata, quasi certamente dovrà disputare i playout. Passiamo a parlare del volley, due squadre a Manfredonia, una che milita in Serie D ed è la squadra maschile che ieri ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Volley Cassano, mentre le ragazze hanno abbattuto in trasferta le Aquile Azzurre Trani per 3-1. Complimenti alle due squadre di volley e che il loro percorso sia sempre costellato da importanti successi. Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, Antonio Cassiotta vi ringrazia per aver seguito il punto e vi dà ovviamente appuntamento al prossimo punto lunedì prossimo. Ciao a tutti!